morte e la pandemia. L'argomento di oggi è un argomento del quale parliamo perennemente, continuamente, dalla mattina alla sera, da purtroppo molto tempo, le pandemie. Se ne parla moltissimo, naturalmente, in tante chiavi, per tante ragioni. Ultimamente mi sembra che una delle cose delle quali si parla di più, forse perché è cominciata la famosa cosiddetta fase 2 e si ricomincia a pensare a vivere di nuovo in modo più o meno normale nel futuro. Allora uno degli argomenti è: come sarà il nostro futuro alla fine di questa pandemia, di questa sventura? Sarà migliore, sarà peggiore? Come saremo noi? Cosa potremo fare? Io vorrei vederla da un altro punto di vista, anche perché io non ho competenze in queste materie e mi occupo di storia, e allora vorrei invece raccontarvi qualche storia, la storia di qualche pandemia nell'antichità, facendo una precisazione: nell'antichità non c'è una pandemia come quella di oggi, che veramente coinvolge tutto il globo, no? Ci sono delle grandissime epidemie che colpiscono intere popolazioni. Io ne ho scelte tre, due mitiche e una invece storica. Quelle mitiche sono, la prima è famosissima, la conoscete tutte, partiamo dall'Iliade. L'Iliade comincia perché? Perché c'è una pestilenza che sta uccidendo tutti gli Achei, naturalmente, no? E perché c'è questa? Perché? Come mai c'è questa pestilenza? Per quale ragione? La ragione è dovuta al caratteraccio di Agamennone, che forse tutti voi conoscete e ricorderete, la prepotenza, no? Il caratteraccio, la prepotenza, l'arroganza. Durante la guerra era stata fatta prigioniera Criseide, figlia del sacerdote Crise, che era sacerdote di Apollo. La sorte delle donne dei venti è sempre tremenda, dall'antichità a oggi purtroppo. E nell'antichità cosa succedeva alle donne dei venti? Venivano assegnate come premio ai vincitori. Tanto più uno era stato valoroso in guerra, tanto pregiata doveva essere la donna che gli veniva data. Criseide era importante, l'avevano bella, importante, lui dice di preferirla addirittura a sua moglie, la danno ad Agamennone. Il padre di Criseide, Crise, si presenta ad Agamennone con un ricco dono, perché era consuetudine, era possibile riscattare la prigioniera di guerra pagando una somma in modo da compensare, in modo che ricevendo questa grossa compensazione, colui che restituiva la donna si sentisse onorato, ecco, non perdesse il suo onore. Ma Agamennone, con la sua arroganza, lo scaccia malamente. Apollo, naturalmente, come è stato offeso il suo sacerdote, manda la pestilenza. Bene. Non tanto bene per i greci, però finalmente la pestilenza finisce, il seguito lo sapete, c'è un seguito. Agamennone manda, siccome non vuole restare senza la sua schiava di guerra, manda a prendere Briseide, che è la schiava di guerra di Achille, da lì la famosa ira di Achille, che tutti ben conoscete. Secondo esempio invece è Edipo. La storia di Edipo voi la sapete, noi la sappiamo attraverso soprattutto l'Edipo re di Sofocle. L'Edipo re di Sofocle va in scena attorno al 430 a.C. e racconta la storia che racconta Sofocle in questa tragedia, che è uno dei capolavori naturalmente della tragedia greca, è che Edipo era re di Tebe, marito della regina Giocasta. A Tebe scoppia una pestilenza, bisogna in qualche modo salvare la città, i cittadini lo chiedono a Edipo. Edipo si era fatto una grande fama perché era arrivato a Tebe quando c'era la famosa Sfinge, questo mostro semiumano, che divorava qualunque persona non sapesse rispondere al suo enigma, che probabilmente conoscete, è quello:
qual è l'animale che nel corso della sua vita cammina a volte a due, a volte a tre, a volte a quattro zampe. Nessuno sapeva rispondere, la Sfinge se li mangiava. Edipo, furbissimo, risponde subito: siamo noi, è l'essere umano. Da piccolo cammina a quattro zampe, da adulto a due e da vecchio a tre, perché si appoggia al bastone. La Sfinge si suicida, Edipo è pieno, la città si affida a lui, dice: c'è la peste, tu devi salvarsi da questa peste. E allora lui comincia, perché bisogna capire perché c'è la peste, perché è arrivata questa peste. Vede, c'è l'idea che c'è sempre qualche cosa di superiore per cui arriva la peste. E lui comincia un'inchiesta minuziosa, nel corso della quale scopre delle cose terribili. Lui era convinto di essere figlio del re, era stato cresciuto dal re di Corinto. In realtà c'era qualche cosa di strano. Una volta un ragazzo, un suo compagno di giochi, gli aveva detto: sei un bastardo. Allora Edipo, per capire che cosa voleva dire questo, va a interrogare naturalmente l'oracolo, e l'oracolo gli dice qualche cosa, gli fa anche una previsione, gli dice: tu ucciderai tuo padre e sposerai tua madre. Terrorizzato, Edipo prima di tutto teme di uccidere suo padre, quello che crede sia suo padre, no? E quindi si allontana da Corinto e va verso Tebe. E andando verso Tebe incontra uno che arriva col carro, c'è un litigio fra i due carri, vengono, come si suol dire, alle mani, e Edipo uccide questa persona che non conosce. Questa persona è Laio. Laio era il primo marito di Giocasta, la donna che Edipo aveva sposato quando era arrivata a Tebe, perché ormai era vedova. L'inchiesta va avanti e che cosa si scopre? Si scopre che Edipo era nato da Laio e da Giocasta, ma era stato esposto perché Laio temeva una sciagura. Gli avevano detto che se il figlio non fosse nato un figlio avrebbe subito delle sciagure, e allora lo avevano abbandonato, ma il servo lo aveva portato alla corte di Corinto, e insomma da qui nasce tutto l'equivoco. Alla fine di questa lunghissima e complicata storia Edipo scopre che era vero, lui aveva ucciso suo padre e sposato sua madre. Quando lo dice a Giocasta, Giocasta si uccide e lui se ne va, accettando questa sventura che gli era capitata, perché il fato l'aveva voluto, no? Ma lui accetta, si sente colpevole per questo e si allontana. Faccio un piccolo inciso, ma è importante. Qualche anno dopo Sofocle scrive un'altra tragedia su Edipo, si chiama Edipo a Colono. Edipo, vecchio e stanco, va a Colono, dove poi morirà, dove tra l'altro Colono è il posto dove era nato Sofocle, e lì, prima di morire, dice una cosa importantissima. Dice: ma io non sono colpevole, perché io non ho voluto quello che ho fatto. Come avrei potuto volere una cosa quando io non sapevo niente? Non ho voluto. Perché ve l'ho detto? È importantissimo. Perché queste due tragedie dimostrano il passaggio, due momenti fondamentali della nostra storia, dal momento della responsabilità oggettiva, cioè si risponde delle proprie azioni indipendentemente dalla colpa, all'etica della responsabilità, che è la nostra moderna. Bene, la prima volta in cui viene formulato in modo esplicito è qui, a proposito di Edipo. Ecco, la tragedia di Edipo conferma la visione mitica, la visione che abbiamo già visto a proposito dell'Iliade. Qui non c'è non si dice mai che è violato un divieto divino, perché l'incesto non è un divieto divino, ma è qualche cosa considerato contro natura. Se avessi il tempo vi vorrei anche ricordare che, andate a leggere Omero, in Omero Edipo non se ne va, non è colpevole, perché probabilmente questa concezione dell'incesto inaccettabile è successiva, non è originaria nella cultura greca, ma non possiamo approfondire troppo questo argomento perché dobbiamo occuparci delle pandemie. Ne abbiamo viste due,